Ci sono stati moltissimi commenti, Gastone, ma molti commenti danno ragione a te. E non sono commenti che sono stati scritti sul nostro sito, sono stati scritti proprio su YouTube. Quindi moltissime persone, forse quelli che se non altro hanno assistito, che hanno risentito, si è visto che Gastone non ha fatto altro che rispondere a una persona. Ed effettivamente gli ha detto anche la verità, solo che questo si è offeso e io sostengo che non bisogna offendersi se qualcuno ti dice quello che sei. Perché vedi, la cosa hai risposto basta. Con ordine. La cosa è iniziata con dello stronzo. Sì, sì, no, ma va bene. Va bene, basta. Io però volevo dire qualcosa a quei signori di Bologna, perché mi sembra che sia la volta scorsa che stavolta si faccia un processo, sembra che abbia fatto delle cose negative Colombo, che abbia dato un qualcosa di non, diciamo, Colombo l'anno scorso ha salvato un Bologna che era un disastro, non ha potuto neanche iniziare la prima partita, oggi si fa un processo e si mette in evidenza Malesani, che io non voglio discuterlo Malesani, io voglio discutere solo dove è stato, credo che non abbia portato dei gran successi, l'anno scorso ha avuto la possibilità di salvare un Siena è retrocesso, di conseguenza non capisco che anche Bologna anche oggi trovano dei valori ad un allenatore che ancora deve dare quando un altro ha già dato l'anno scorso tanto. Faccio rispondere a Gloria, però credo Gastone che il punto anche sabato c'era quel signore lì, però che Gastone fatto... chi arriva io credo questo, chi arriva e mette soldi ha il diritto di fare delle scelte, no? Ma sono d'accordo subito. Ma tu non puoi giudicare. Lo farle subito. Le deve fare subito. Probabilmente non è stato corretto il. Nel modo. No, io credo che non sia stata corretta la scelta dei Benarini, cioè confermare un allenatore sapendo di andare via. Questo era il discorso. No, e hanno fatto trovare il contratto fatto prima, a chi è subentrato. Però la conferma dice il mister. Era già stato fatto in aprile. Fatto. Gloria, proviamo a chiudere questo argomento perché qua in studio li ho belli frizzanti. Ma perché? No, attenzione, io volevo dire questo. Abbiamo visto Gastone un po' agitato, onestamente non so cosa abbia detto, però posso immaginarlo perché abbiamo sentito l'inizio. Ma anche sabato la stessa storia con quel tuo vicino di casa, di che a un certo punto ha cominciato a fare delle valutazioni anche quando poi gli ho chiesto che ritornerà ancora lì da voi, che ha fatto le processioni. È una minaccia quella. Aspetta Gastone. Non è vero. Comunque volevamo ribattere se possibile. Sì, certo, c'è un rigore per il Cittadella. La volta scorsa i nostri ospiti magari hanno detto la loro per quanto riguarda il caso Colomba, mentre sinceramente oggi vi abbiamo dato proprio solo un'idea, nel senso effettivamente visto che la città si divide sul caso Malesani, c'è chi lo gradisce, c'è chi preferirebbe non averlo, abbiamo detto se Colomba fosse stato sospeso prima, allora devi ammettere che è stata una porcata. Aspetta Gastone, aspetta perché comanda la cronaca. Ha segnato il Cittadella su rigore gol di Piovaccari contro il Frosinone. Mi sembra che l'argomento sia più o meno Scusa, Giancarlo, era un discorso, non so, mi sente? Gloria, ci senti? Gloria. Ci sente? Anch'io sono amico di Colomba, ma se non c'è sito. Ci sentite? Scusa. Ci sente? Non lo so, tu parla Giancarlo, qualcuno a casa ci sente. Ma tre già lo so, ho giocato insieme a Colomba, non è quello, io lo conosco, no? Sì. Io ho voluto fare un ragionamento di logica, quello di dire sicuramente uno con i suoi soldi, con te proprietario dell'azienda, decide come vuole. Certo. Però secondo me i tempi sono stati sbagliati, perché Colomba ha lavorato in una maniera disastrosa con dei ragazzini e ha sempre ottenuto i risultati. Basta dire che Ravenna con Napoli ha fatto 0-0, sia il presidente che tutti i tifosi hanno usato in una maniera straordinaria. Ora io dico, si doveva agire diversamente, adesso la colpa non è né di Malesani né di Colomba, ma non dovevano fare questo lavoro. Poi voglio aggiungere, è stata fatta un po' di confusione, dai, questo è stato fatto. Anche come si chiama questo signore? Come si chiama? Che non... Treggia. No, ragazzi, si chiama? Chi? Quello che è con la Gloria. Treggia. Ascolta, perché hai detto. Lui ha giocato con Colomba. Vabbè, ne posso dire che non ci sia stata sintonia, ma quale sintonia? Un presidente che entra nella società con i problemi che ci sono stati, fare delle valutazioni sull'uomo. Perché io non credo che una valutazione sia stata obiettiva sull'allenatore, sull'uomo, una persona che ha un perbenismo, un'educazione, un rispetto per i media, per tutti, perché non hai mai sentito. Quindi lui l'ha trattato come fosse l'ultimo paziente di stomaco, perché fargli fare l'ultimo allenamento, prima, tre ore prima della partita, Pusceddu ha fatto una porcata. È inutile che voi dividate, se anche diventerà un gran presidente, però ha iniziato l'avventura a Bologna in una maniera disastrosa. Ma Bologna è abituata a questi presidenti qui. Ne ha avuti degli atti in quella maniera. Ha fatto una scelta, quindi possiamo
la scelta la si fa in una maniera diversa. La scelta. Allora, il presidente si chiama Porcedda, poi possiamo, secondo me, discutere il metodo, il fatto che lui abbia fatto la scelta. Uscendo Porcedda, si è capito. Però, Roberto, non è quello il modo di trattare. Aspetta, perché dobbiamo.